Sempre a lei. Il rapporto con te com'era? Io penso che il rapporto con me era molto buono, noi scherzavamo tantissimo, ci manca tanto. Amava la propria indipendenza e solo 19enne aveva presentato domanda di assunzione presso una società di elaborazione dati, la Reli. Dopo un po' l'hanno richiamata. Ce l'ha accompagnata mio marito, è stato giù, non è salito. Allora mio marito ha detto a me, dopo quanto tempo devo salire? Dico, va bene, dopo dai tempo che parla, una mezz'ora, tre quarti d'ora. E mio marito l'ha aspettata giù. Poi l'hanno chiamata e ha lavorato per loro. Quali mansioni svolgeva Simonetta Cesarone? Introduceva i dati della contabilità nel computer. Colponi è un soggetto che sfrutta ignobilmente il lavoro di Simonetta. La fa lavorare per circa 200.000 lire al mese come risultato e in nero. Non solo sfrutta ignobilmente il suo lavoro, ma la manda a lavorare altrove. Per cui è per quel lavoro, mette la regolare fattura e ci guadagna. Quindi la Reli, gestita da Salvatore Volponi e Ermanno Bizocchi, ormai scomparso, la impiega presso l'AIAG, l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù, più conosciuta come Ostelli della Gioventù, ufficio nel quale la giovane troverà la morte. Sa per che motivo Simonetta Cesaroni è venuta a lavorare lì da voi? Allora, era andato via il ragioniere che teneva la contabilità del Comitato Regionale Lazio e quindi c'era l'esigenza di trovare una sostituzione. E allora, provvisoriamente, l'avvocato Caraccio aveva contattato il dottor Bizocchi e il dottor Volponi per avere una persona che facesse questo lavoro due volte alla settimana solo di pomeriggio, quando l'ufficio era chiuso. Lei è andata verso la fine di luglio, due volte a settimana. Il giovedì, il martedì e il giovedì. Quindi due volte a settimana? E dalle tre in poi? Dalle tre verso le sette, mi sembra. L'assunzione di Simonetta è avvenuta nel mese di giugno 90. Io i primi giorni ho fatto vedere come si faceva l'inserimento. Il ragionier Menicocci le rendeva conto di come proseguiva l'attività da parte di Simonetta? Sì, mi diceva che era molto brava la ragazza, come no, sì. Se lei ricorda, se Simonetta lavorava da sola o se c'era sempre qualcuno che l'accompagnava? No, c'era Menicocci. Per un periodo, poi è andato in ferie. Io gliel'ho chiesto questo, perché lei mi ha detto appunto che sarebbe andato in ferie Menicocci. E io ho detto, ma stai sola? E lei mi ha detto, mamma, devo finire il lavoro. Ma quanto è grande questo ufficio? Cioè, è grande. Però non sapevo nemmeno che il 7 era l'ultimo giorno. Sapevo che lavorava fino al 10. Allora, Simonetta la mattina è andata al lavoro in via Giovanni Maggi. Quando è che ha visto Simonetta l'ultima volta? E nella mattinata, primo pomeriggio del 7. Pomeriggio del 7? No, nella prima mattinata, perché si doveva andare in ferie un po' tutti quanti, dovevamo fare un piano praticamente per tutte le cose che c'erano da fare. È ritornata a casa verso l'una e venti, è entrata, e si è spogliata, e si è tolta gli indumenti che già aveva indossato. Io stavo preparando pranzo per lei, il riso, risotto alla pescatora con poco pesce, e ha mangiato il riso, non era molto, era un giro del piatto. Poi non ricordo se è andata a rispondere al telefono oppure ha chiamato lei, è andata in cameretta, ha parlato al telefono. Quel pomeriggio io ero a casa perché ero già in ferie dal lavoro e Simonetta era tornata dal lavoro di Amaggi
E quel pomeriggio voleva prendere la macchina, ma la macchina aveva un problema, quindi dovevamo portarla dal meccanico. La macchina era da qualche giorno che si sentiva odore di benzina. Mio marito non aveva il tempo di portarla dal meccanico. Allora quel martedì Paola gli ha detto: va bene Simonetta, ti accompagno alla metro, ritorno con la macchina e poi papà te la porta dal meccanico, perché mio marito aveva lavorato fino verso le 3. Per cui chiedeva a me o a mio padre se potevamo accompagnarla però fino alla metro, perché altrimenti avrebbe fatto tardi, perché erano già quasi le 3. Paola l'ha accompagnata fino alla metro. È ritornata a casa. E io invece sono rimasta a casa quel pomeriggio, aspettato Antonello che è arrivato verso le 6:30, credo. Siamo usciti col motorino, siamo andati in comitiva dagli amici. A lei risulta che il suo orario era 15:30, 19:30? Sì. E lei sa perché, se ce lo può dire, il martedì 7 lei esce di casa dopo le 15, cioè sarebbe sicuramente arrivato in ritardo. Lei sa il perché? Stava da sola, chi gli strillava? Non è che c'aveva qualcuno che la controllava se arrivava 10 minuti, un quarto d'ora dopo. Vabbè. Signora, sia gentile, io le ho fatto una domanda. E io ho dato una risposta. Ma io non voglio, non desidero avere considerazione. Anche se fosse arrivata un pochino in ritardo, chi doveva rendere conto? Non c'era nessuno. Praticamente cercavo di spingere Simonetta a chiudere questo lavoro. Per la semplice ragione che praticamente così avrebbe potuto consegnare tutto e non avere più nessuna grana con Caraccio. E quindi praticamente gli dissi praticamente: senta, se vuole posso anche venire ad aiutarla, pur sapendo che non sarei mai andato, perché non potevo andare. Perché lei nel libro dice che, visto che Simonetta diceva: non si preoccupi dottore, perché me la sbrigo da sola, lei ha detto: mi chiami alle 18:30 c'è il telefono, così mi dice. Allora io le chiedo: qual era la difficoltà di lavoro che avrebbe dovuto incontrare Simonetta quel pomeriggio? Difficoltà di ordine di lavoro credo non ce n'era nessuna. La difficoltà era chiudere praticamente la partita per poter praticamente, diciamo, consegnare tutto. Questo sì. Quando è uscita di casa il giorno 7, come era di umore Simonetta? Secondo lei era serena? Era preoccupata? Era serena. Io soltanto mi ricordo una cosa precisa, quando io insistevo per dire: ma vuole una mano, che gli accompagna una mano, vuole che finiamo, così finiamo il lavoro, adesso a sinistra, la irremovibilità di Simonetta a non farmi andare. Non venga, non si preoccupi, faccio da solo, faccio tutto da solo. Io dico: ah, cioè lo dicevo dal punto di vista sicuro di saper lavorare. Di saper lavorare e di chiudere il discorso. Verso le 5:30 sono uscito per andare a aggiustare la macchina a Simonetta. Meccanico. Non abbiamo più visto Simonetta. L'ho attesa fino alle 19:40 circa. Perché? Perché succedeva che quando le portavo a aggiustare la macchina, normalmente lei mi chiamava dal posto di lavoro per sapere se era pronta. Però quella sera l'ha fatto un po' tardi e sono ritornata a casa. Io verso le 8:20 stavo parlando con mia cognata per le scale. Si affaccia alla porta mio marito e mi dice: guarda che ha telefonato Neno. Io lì per lì ho detto Neno, non avevo capito subito. Ah, ho detto Nazareno, un ragazzo di Donatella. Ci cercava Simonetta. Beh, ho detto adesso verrà, è andata con i mezzi, adesso verrà. Perciò io già avevo preparato la cena per noi e niente, abbiamo aspettato, stavamo a casa. Sono passati circa altri 20 minuti, 25 minuti, e mia moglie cominciava a preoccuparsi. Dice: come mai Simonetta non torna? E si affacciava continuamente alla finestra. Io cercavo di tranquillizzarla, dicendole: sta tranquilla, che mo vedrai, avrei ritardato la metropolitana, sarà successo un qualche cosa sotto la metropolitana, è in ritardo. Simonetta aveva l'abitudine di avvertire sempre i familiari, i genitori, per ogni proprio spostamento. Questa è la ragione per la quale l'allarme per il suo mancato ritorno, il 7 agosto del 90, è scattato immediatamente al primo ritardo.
quando erano verso un quarto alle nove, così all'incirca, quasi le nove, non si vedeva. Stavo affacciata alla finestra, Paola torna con il motorino, con Antonello. Sì, siamo arrivati più o meno alle 20:30 sotto casa di Paola e c'era, mi ricordo, la mamma in finestra che ci chiedeva se potevamo così vedere lungo il tragitto che portava dalla metro fino a casa, se tante volte la incontrassimo, perché era un po' in ritardo rispetto, diciamo, agli orari soliti, insomma. Nel giungere a casa c'era mamma in finestra che mi chiedeva, diceva appunto che Simona non era rientrata, quindi mi chiedeva se era possibile tornare a fare il percorso della metro, insomma. E noi così abbiamo fatto. Paola è andata fino alla metro, poi è ritornata. Io stavo affacciata e lei mi ha detto: mamma è tornata. Dico: ancora no. La preoccupazione veniva anche dal fatto che lei nel pomeriggio non ha chiamato per chiedere della macchina, se fosse pronta, se papà l'aveva ritirata, se era tutto a posto, perché poi la utilizzava comunque per uscire la sera con gli amici, eccetera, per cui per lei era fondamentale. Quindi anche questa cosa ha un po' portato alla preoccupazione. Appunto decidiamo di andare direttamente da Volponi. E ricordo che Paola mi disse: pensa che un giorno, accompagnando Simona alla metro, mi ha fatto vedere dove abitava il Volponi. E quindi ci siamo recati, che poi tra l'altro è vicino a casa, insomma saranno 500 metri da casa. È andata sotto casa al dottor Volponi e ha detto: senti mamma, dice, vado a vedere, tante volte gli avessero dato un incarico, un qualcosa da fare, dice, ora vado a vedere, chiedo. È andata, perché non abita distante il dottor Volponi da noi? Verso le nove, nove qualcosa, al citofono, sento il citofono suonare. Era Paola che mi diceva: guardi dottor Volponi, Simonetta non è ancora venuta. E, insomma, ho citofonato, mi sono presentata, insomma, ho detto qual era il motivo del disturbo anche, insomma, a quell'ora. E la mia richiesta era semplicemente quella di sapere se aveva notizie di Simona e quantomeno se erano stati, non so, dati incarichi per cui lei poteva tardare, c'era qualche motivo di ritardo. Io non ho ascoltato bene quello che rispondeva Volponi. Comunque, riferito da Paola, mi ha detto: ma questo non sa nulla, l'unica cosa è che mi ha detto, cioè, Simonetta avrebbe dovuto chiamare alle 6:30, 18:30 per confermarmi se alcuni problemi di lavoro l'avesse risolti. E lui non ha saputo dire nulla all'infuori che alle 6:30 Simonetta l'avrebbe dovuto chiamare. Era d'accordo con Simonetta che lei la chiamasse? Sì. A che ora avrebbe dovuto chiamarla? Guardi, Simonetta? Fra le 18 e le 18:20, 18:30. Ma Simonetta non l'aveva chiamato. Poi però, ripensandoci un attimo, questa telefonata che non c'era stata, ci siamo un po' preoccupati, cioè lì è nata un po' la vera preoccupazione. Dico, ragazzo, non si trova quest'ora? Dico, ma com'è, insomma? E niente, allora abbiamo deciso, diciamo, di andare, abbiamo cercato dove sta, dico, mi è stato chiesto, dico, dove sta il posto? E dico, io l'indirizzo non lo so, per la semplice ragione che della questione non mi sono mai interessato io, ma sarei interessato il mio socio Bizocchi. Era lui che pensava agli aspetti legati all'operatività del lavoro, ai computer, eccetera. Io non ci capivo quasi niente. E dico, non lo so, e non so nemmeno, dico, praticamente dove sta la via. Beh, a quel punto cominciavano a essere 9 passate e la preoccupazione aumentava, perché se lei ritardava telefonava a casa, ci avvertiva. Allora ho detto a mio marito: vai a vedere, tante volte stasse al bar dove di solito si incontrava con gli amici. Mio marito è andato, non ha visto nessuno, non ha trovato nessuno, poi è ritornato a casa. Praticamente Simonetta non si vedeva. Paola mi aveva richiamato per domandarmi se era venuta, io ho detto di no, non era venuta. Poi mio marito ha telefonato, cominciavano a farsi quasi le 10. Ha telefonato
in ospedale, ha telefonato sotto la metro perché lui era macchinista alla metro A, per sapere se era successo un qualcosa. Non era successo nulla, ma la preoccupazione era che nel mese di agosto non c'è molta gente che gira per Roma. Che fosse successo un incidente, un qualcosa. Secondo tempo mio marito è venuto, perché io avevo chiamato mia sorella che mi abita alla porta a fianco, mia sorella, mio cognato, dicendo che Simonetta ritardava e loro sono venuti di là. E mio nipote è andato a fare compagnia a mio marito, appunto a cercare un'altra volta dove c'era il bar, questo bar, per vedere se incontrava questi amici. Notizie non ce n'erano, Paola non c'era e ho atteso per altro po', finché mia moglie, insistendo, ha detto, dice, perché non ritorni al bar a vedere se tante volte è passata lì. A quel punto è venuto anche mio nipote, mi ha accompagnato, mi ha detto, zio, andiamo, ti accompagno anch'io. Sono ritornato lì e lì ho trovato degli amici di Simonetta, ai quali ho domandato se avevano visto Simonetta. Tra questi c'era anche quello che aveva telefonato alle 20:20, sarebbe Nazareno, e ci hanno riferito che non avevano visto Simonetta. Intanto io aspettavo Paola, aspettavo mio marito, aspettavo una telefonata, un qualcosa che mi dicesse dove stava Simona. Il tempo passava, avevo detto a mia sorella, mio nipote, tutti. A quel punto siamo ritornati a casa. Da quel momento non si è saputo più niente, non si ricevevano telefonate né da mia figlia né da nessun altro, non sapevamo dove sbattere la testa, eravamo preoccupati all'eccesso. Da quel momento io ho cominciato a telefonare agli ospedali, tutti gli ospedali, i possibili ospedali che trovavo sulle pagine gialle. Poi alla fine ho telefonato tanto alla questura quanto ai carabinieri, e anche lì sempre risposte negative. Paola, quando mi ha detto, ma mi ha richiamato perché io non ricordavo la via, sapevo che doveva andare a lavorare in questo ufficio, andava due volte a settimana, doveva appunto chiudere una contabilità. Ammetto che sono passati 20 anni e il lavoro principale è stato quello di dimenticare piuttosto di ricordare, perché la storia è talmente tragica che insomma è meglio, per continuare a vivere era meglio dimenticare. Comunque, questa è una cosa, detto questo cercherò di sforzarmi per ricordare quello che è successo quella sera. E, rincasai in serata molto tarda, no, molto tarda no, insomma, dopo le 9 probabilmente, e trovai papà che mi disse, guarda che è successo questo, andiamo a cercarla, mi accompagni? E prendemmo la macchina di mio padre, mi sembra di guidare, che inizialmente la guidai io subito, e ci prodigammo per cercare questo posto dove stava a lavorare Simonetta. Siamo scesi, la prima cosa siamo andati ai citofoni, cerchiamo di bussare i campanelli per vedere un pochino se rispondeva qualcuno, non rispose nessuno. Però mio figlio scavalcò il cancello per aprì praticamente il cancello, quello esterno. Entrammo. Io mi catapultai dall'altra parte del cancello, insomma, scavalcai il cancello e aprì per far entrare tutti quanti, io, Paola, Antonello e papà. E nel frattempo vedo Volponi, comunque, cioè non si è fermato lì con noi, ma mi sembra che sia andato nel cortile interno e abbiamo visto Volponi che stava praticamente rannicchiato in una finestra bassa e stava parlando con quella che poi abbiamo capito fosse la portiera. Ci hanno bussato alla finestra della guardiola e ci hanno chiesto se potevamo andare su nell'ostello, lì nell'ufficio, a vedere se per caso la ragazza si era sentita male, se era lì. Ci siamo avvicinati e lui ha detto, questa è la sorella della ragazza che stiamo cercando, aveva già iniziato a parlare con questa signora. Cercava di spiegargli il nostro problema, stiamo cercando questa ragazza e se aveva possibilità o modo
di aiutarci in questo senso. E quindi pregammo e supplicammo la signora guardi signora, è successo così, così non troviamo. Quindi parliamo della casa dei portieri. La casa dei portieri. E lui appunto chiedeva se poteva uscire, se poteva indicarci dove era l'ufficio, portarci quantomeno davanti alla porta. Io dicevo, ma può darsi che si è sentita male, che è rimasta in ufficio, non so, insomma cercavo di motivare più possibile per insistere, insomma, per arrivare almeno fino all'ufficio. Notammo questo atteggiamento reticente da parte della portiera, la quale... No, cioè, no, io non posso aprire. Le parole precise io non le ricordo, tutto questo. Non ho udito la risposta della portiera, comunque poi lui mi riferisce, no, adesso sta avvenendo. Quindi ritorniamo nell'atrio del portone, passa 10 minuti, un quarto d'ora, più o meno, insomma. A quel punto io chiedo a Volponi, ma è sicuro che gli ha detto che ci veniva... ad aprire o quantomeno ci dava delle indicazioni, perché a me sembra che qui non si vede nessuno. Quindi abbiamo risuonato un'altra volta il campanello e dopo un po' è uscita fuori questa signora, la portiera, con il figlio. E dopo un po' di insistenza praticamente la portiera accettò di aprire il portone. Volponi decide di andare a piedi. A quel punto ho detto, vabbè, siamo già 6, Volponi a piedi, vado a piedi anche io, quindi lo seguo. Soffro di claustrofobia, per cui ho cercato di non prendere l'ascensore e di andare a piedi. Quindi andai a piedi e mi fermai al terzo piano. Seguo Volponi e loro invece prendono l'ascensore, loro 4. Arrivammo sopra. E non so come ci arrivavamo perché cioè io mi ricordo, i miei ricordi mi dicono che lì c'era un ascensore stile Liberty. E quando siamo arrivati su, Volponi e Antonio erano già arrivati, stavano davanti alla porta che era chiusa. E a quel punto eravamo rimasti un attimo così, ho detto ma non ha le chiavi, non ci può aprire. Perché l'idea nostra era, metti che si fosse sentita male, sta dentro l'ufficio. E insistevamo molto quindi su questa cosa. E a quel punto lei, mi ricordo, prima non l'avevo mai sentita dire questa cosa, però poi a un certo punto dice, sì, ma io ho le chiavi. E a quel punto dico, ok, allora se ha le chiavi almeno ci apra, così ci togliamo, insomma, ci togliamo questo pensiero. Lei che aveva detto di non averle, che comunque era un po' così incerta, cioè non aveva assolutamente detto né di avere le chiavi e ci avrebbe aperto, a un certo punto le tira fuori dalla tasca. A quel punto ho chiesto, dico, vabbè, ma... si può aprire, possiamo vedere, avesse lasciato magari la cartellina, capire se almeno è venuta in ufficio, insomma, ho insistito. Mi sembra che io e la portiera stavamo davanti e gli altri stavano dietro. Ha aperto la porta, era chiusa a chiave. Ha aperto la porta, la mia matrigna. E lei è praticamente entrata sul lato sinistro, come per accendere, diciamo, un interruttore. Subito dopo, però, si è tirata indietro dicendo che lei, non mi ricordo se aveva paura del buio, non entrava, insomma, comunque è riuscita subito. E gli fa, entri lei al Volponi. Il Volponi invece è entrato. Era buio, non so se accesi la luce, dicevo, qui non c'è nessuno. Non avevo pensato a altre stanze, altri appartamenti. C'è altre stanze. E la mia matrigna ha detto, ma scusi, ci sono altre stanze, vado a vedere anche il resto. E invece sentivi una voce che diceva da dietro, ma non mi ricordo chi. No, guardiamo un po' meglio. Lui è arrivato in fondo al corridoio. Verso il fondo del corridoio c'era una luce chiara della luna che batteva praticamente sulla porta aperta e mi infilai là e trovai praticamente Simonetta che stava per terra. Mi
mentre stavo parlando con il figlio della portiera, viene da me Volponi, tutto un po' agitato, mi prende per un braccio e mi fa: Antonella, mi segua. E al figlio gli dice: tu Luca, tieni Paola. E mentre stavamo lì dentro sentì un urlo, l'urlo di mio padre, uscì, visi mio padre con i capelli in mezzo, le mani in mezzo ai capelli, e mi disse a me: tieni Paola, tieni Paola. Allora dissi a Luca, mio figlio, dico: ferma Paola, perché sai, per non far prendere un colpo la gente. E mi accompagna dentro questo corridoio abbastanza buio, ricordo che era buio. Davanti alla porta della camera mi lascia lì in pratica. A quel punto mi rendo conto che si intravedeva, insomma, una massa nera che credo che poi fossero i capelli, no? Con la sagoma di Simonetta. Però era tutto un po' così, molto chiaroscuro, quindi mi avvicino a Simona, ricordo, e a quel punto mi rendo conto della situazione, capisco che purtroppo Simonetta era morta. E non faccio altro che tornare indietro, perché sentivo Paola dietro di me che diceva: che cosa è successo, che cosa è successo? E così la ragazza ha sentito che c'era qualcosa che non andava, ha cercato di entrare, la sorella di Cesaroni, e il figlio del Volponi ha cercato di trattenerla. E cercai di trattenere Paola, non mi ricordo se anche Antonello, comunque cercai di trattenere i miei coetanei, questi ragazzi che stavano lì, e non ci riuscì. Ho cominciato a correre in questo corridoio, mi sono sentita presa da, non so, da dietro chi fosse, e sono arrivata però davanti a questa porta dove ho visto a terra la sagoma di una persona che io poi ho visto mia sorella, e però la stanza era buia, si vedeva soltanto una ragazza con i capelli un pochino tirati indietro, delle cosine bianche per terra. Arrivò Paola dove stava mio padre, poi mi sembra che Antonello accese la luce, mi sembra, e ci si presentò dinanzi questa immagine di questa ragazza, questa povera ragazza uccisa, insomma. Quello che vidi è il corpo per terra, denudato dalla cintura in giù. E da quel punto poi successe una serie di urla, grida, eccetera, eccetera. E di lì praticamente poi dopo ci venne da piangere a me e a mio figlio. E basta, tutto qui. L'unica cosa che mi ricordo con molto dolore e con molto strazio era l'urlo di Paola che mi è rimasto inchiodato nell'orecchio.